Io sono Giulia e questa è la mia casa, Alba. Dopo aver vissuto 4 anni a Copenaghen, ho deciso di cambiare vita e di trasferirmi su una barca a vela. Ho navigato per 500 miglia dalla Spezia fino in Sicilia e ora sto esplorando il paradiso di quest'isola mentre lavoro da remoto. Iscrivetevi al canale e benvenuti a bordo. Intorno alle 7 e asciugata la condensa da oblò e paratie, mi infilo il maglione e come una marmotta metto la testa fuori dallo sterigio, rivolta verso il mare. Respiro l'aria fresca e provo ad indovinare, senza guardare, se l'Etna si vede o è coperto dalle nuvole. Poi esco fuori in pozzetto e scopro se la mia intuizione è corretta. Se sono fortunata, la vetta dell'Etna ha questo colore rosato, una magia che dura solo una manciata di minuti. Mi sgranchisco le gambe, a volte faccio un po' di yoga e mi godo i raggi del sole quando ci sono. Torno dentro, se fa tanto freddo accendo la stufetta elettrica e bevo il caffè, faccio il letto e sistemo la cabina. Verso le 8 meno un quarto esco e faccio una camminata. A volte vado al mercato a comprare frutta e verdura, rigorosamente plastic free. Altre volte faccio solo un giro in porto. Altre volte ancora cammino per diversi chilometri sul lungomare o sulla spiaggia.
Tornata dalla camminata, mi lavo e mi cambio. E se ho ancora tempo, lo dedico alla produttività, allo studio e ai miei progetti personali. Quando il tempo è bello, prediligo stare fuori, in prua o nel pozzetto. Se invece il tempo è brutto, sto in cabina o nella dinette. È quasi sempre al mattino, prima di iniziare a lavorare, che giro i video per YouTube e faccio foto, perché i contenuti non si creano da soli. Questa è la mia morning routine, cioè il susseguirsi delle attività per le quali cerco di trovare tempo ogni mattina. Però permettetemi di dirvi un segreto, le mie mattinate non sono sempre davvero così. Non fraintendetemi, cerco davvero di svolgere queste attività ogni mattina o quasi ogni mattina vado a camminare, dipende ovviamente dal tempo, cerco di ricavarmi del tempo per i miei progetti personali, per lo studio e passo dei minuti a guardare l'Etna, a sentire semplicemente il sole sulla mia pelle e a riflettere in qualche modo, quasi a meditare. Però non pensate che questo video rappresenti la totalità della realtà di tutte le mie mattine. L'estetica piacevole che spero di aver reso in questo video non è onnipresente nella mia vita come non è onnipresente nella vita di nessuno. Mi piace circondarmi di cose belle, mi piace apprezzare viste, panorami belli e mi piace condividere tutto questo con voi. Però non pensate che la mia vita sia così, abbia questa apparenza a 360 gradi. Anche nel mio universo, come nel vostro, esistono la pioggia, le nuvole, il vento, le giornate no, i momenti bui. Per ogni inquadratura estetica, bella, ordinata, che ho preparato per girare il video, ce ne sono in realtà altre tre fuori campo in cui regna il disordine. Non sempre, ma molto spesso. Ma è ovvio che cerco di filmare sempre le cose belle, cerco di offrirvi dei video che abbiano anche un aspetto estetico, però come vi ho detto, non pensate che la mia vita sia tutta così. E poi anche i miei piani a volte vanno a rotoli, anch'io ho imprevisti, a volte pianifico di andare a camminare, poi ricevo una chiamata di lavoro dell'ultimo minuto e sono costretta a rimanere in barca e lavorare, iniziare a lavorare prima. Oppure altre cose succedono, pensate che ad esempio stamattina mi stavo accingendo ad iniziare la mia morning routine e la pompa dell'acqua della barca ha smesso di funzionare come avrebbe dovuto, nel senso che non funzionava più in maniera continua, ma funzionava un po' a scatti, c'era pochissima acqua che usciva dal rubinetto della cucina e quindi ferma tutto, cerchiamo di aggiustare la pompa dell'acqua, perché poi se si rompe del tutto è un problema grosso, perché ovviamente bisogna infilarsi, chiamare magari un tecnico, comprare una pompa nuova. E quindi io e mio fidanzato abbiamo passato tutta la mattina fino verso le 9 a cercare di risolvere questo problema. Siamo riusciti a risolverlo da soli, alla fine c'era semplicemente un'occlusione nel rubinetto, quindi il problema non era della pompa, semplicemente l'occlusione del rubinetto impediva alla quantità corretta di acqua di uscire, quindi il circuito rimaneva sempre un po' troppo in pressione, la pompa non si attivava. Dettagli tecnici, sono contenta che abbiamo risolto, ma magari per un'altra cosa, in un'altra situazione, il problema ci avrebbe un po' destabilizzato tutta la giornata, magari avremmo dovuto utilizzare anche il pomeriggio da sera per risolverlo, quindi gli imprevisti ci sono per tutti, questo è soltanto un esempio. Con questo non voglio dirvi e non voglio spingervi a pensare che questa routine sia falsa. Quello che vi ho mostrato è veramente il modello al quale cerco di ispirare la mia gestione del tempo al mattino, le attività alle quali cerco di dedicarmi di solito. Però vi chiedo per cortesia di non paragonare tutta la vostra vita ai pochi minuti di un video che qualcuno ha preparato, che sia il mio questo video, un altro mio video oppure un video di qualcun altro. Questo è un favore che vi chiedo
per voi stessi in realtà. Continuerò sempre a cercare di mostrarvi gli scorci più suggestivi, i panorami più belli, le inquadrature più estetiche, perché mi piace trasportarvi in un altro posto, in un posto diverso ogni domenica rispetto a quello in cui magari siete, e trasmettervi un po' le stesse emozioni, le stesse esperienze che provo io. Cercherò sempre di fare video che vi rilassino, che vi ispirino, che vi intrattengano e che vi interessino. Però non paragonate tutta la vostra vita a questi video e non pensate che questa sia sempre la realtà. Io sono una persona esattamente come voi e il mio mondo è uguale al vostro, pieno di disordine, di imprevisti e di piani che vanno a rotoli. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che abbiate compreso questa mia riflessione finale. Non la riproporrò sempre nei video, però vi chiedo di tenerla a mente ogni volta che guardate uno dei miei video. Lasciatevi trasportare, perché questo è quello che spero di fare con questi video, di trasportarvi in una realtà diversa, però non sminuite la vostra realtà perché magari vedete qualcosa di diverso nei miei video. Non voglio dire che i miei video siano meglio della vostra realtà, dico semplicemente che quando magari uno a casa sul divano dopo una giornata stancante guarda un video delle avventure in mare oppure della vita in barca di qualcun altro, è facile pensare che ci sia una differenza sostanziale. Magari c'è una differenza nel contesto, però la vita è un po' la stessa per tutti. Lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo video, guardate gli altri, ce ne sono tantissimi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, potete leggere il mio blog e potete seguirmi su Instagram se volete aggiornamenti quotidiani e scorci quotidiani della mia vita in barca. Io vi auguro una buona domenica e una buona settimana, vi mando un abbraccio forte forte e ci vediamo nel prossimo video.